tutti, salam alaikum. Io darei inizio a questa manifestazione ringraziando il comune di Portuguaro che ci ha dato l'ospitalità e ha collaborato e sostenuto questa iniziativa. Ringrazio le amministrazioni comunali che hanno aderito e partecipano, che sono qui presenti, il comune di San Stino di Livenza con il sindaco, il comune di Andona Veneto con il sindaco, il comune di Concordia con il sindaco, il comune di Tegliaveno con il sindaco, il comune di Posada di Portuguaro con l'assessore alla cultura, il comune di San Michele al Tagliamento con l'assessore ai servizi sociali, il comune di Pramaggiore con l'assessore all'urbanistica. Ringrazio le associazioni che hanno aderito a questa iniziativa, dal Porto di Gerandante, il Comitato per la Pace, l'ANPI, la Società Nazionale Partigiani d'Italia, gli scout, e naturalmente mi viene di qualcuno, e tutte le altre che hanno, ci sono anche gli amici dell'Ipsia che sono venuti con un loro disegno, con la loro illustrazione. E voglio dire subito che questa è un'iniziativa che è stata voluta, sostenuta, caseggiata dalle associazioni islamiche del Portuguarese, l'associazione Assalam di Andona Veneto, l'associazione Kosovo di Posada di Portuguaro, in collaborazione con altre associazioni sempre di cultura islamica, del Nur, Assalam di Sinea, di Pordenone e molte altre. Le trovate, le avete viste, le avete lette nel volantino di Indy. Qual è lo scopo di questa manifestazione e perché è nata? È nata all'indomani, subito dopo gli attentati che si sono avuti in Francia, a Parigi, di cui è inutile parlare perché sappiamo tutti bene di cosa si tratta, ma anche gli attentati, la recrudescenza degli attentati terroristici in Nigeria, dove a distanza di molti anni si è tornato a usare i bambini imbottiti di dinamite e di tutoro per far salvare i bambini del rosso. E quindi una manifestazione che è dedicata, che porta un titolo ben preciso, l'Islam e pace. Lo spiegherà meglio una persona molto importante che abbiamo il piacere di avere con noi, che parlerà dopo alcuni relatori, che è l'amico Zidane, che è il segretario nazionale della Confederazione Islamica Italiana, una delle grandi associazioni che raccoglie il mondo islamico in Italia. E per ricordare, per commemorare tutte le vittime di questi attentati. Noi naturalmente parliamo degli attentati in Francia, sappiamo che hanno colpito persone di diverse religioni, di diverse culture, tutti francesi. Parliamo degli attentati in Nigeria, però sappiamo che purtroppo ogni giorno si aggiunge qualcosa a questa lista di morti e di azioni criminose. Abbiamo scritto in maniera precisa subito che l'Islam è pace, perché l'obiettivo di questo, il secondo obiettivo di questa iniziativa è quello di chiarire fino in fondo che l'Islam non è una religione di guerra, non è una religione della violenza, non è una religione che organizza e motiva terrorismo. Il terrorismo è la criminalità di cui sappiamo tutti i giorni. Ed è molto importante perché la comunità islamica in Italia è una comunità numerosa, ci sono, possiamo dire, circa un 25% di immigrati in Italia che provengono da paesi non islamici, a maggioranza islamica, paesi dove ci sono più religioni. Poi sentiremo che alcune testimonianze vi diranno come in questi paesi è normale vivere tranquillamente, pacificamente, quotidianamente, da anni e anni,
pur avendo con idee completamente diverse. E questo è dunque il secondo obiettivo. L'Islam è una religione di pace. Ci sono molti musulmani anche nel nostro paese. Noi come associazione immigrati abbiamo ritenuto opportuno sostenere questa iniziativa perché, occupandoci di immigrati, l'integrazione riguarda anche i problemi del credo della fede. Abbiamo oltretutto qui con noi, poi prenderanno la parola, oltre al sindaco, che sto arrivando alla conclusione, Mohamed Circoli, che è il primo lì alla mia destra, che è il presidente dell'associazione Kosova e che gestisce, governa la moschea di Posalto di Portogallo, Don Goriondo, che non credo che sia necessario presentarlo a Portogallo, però lo presento perché ci sono molti amici stranieri, è il vicario vescovile per la cultura, quindi è una persona che meglio di molti altri, meglio di tutti noi, può rappresentare e dire qualcosa per la Chiesa Cattolica. C'è Tanji Mushaib, che è il presidente della Perzo, che è il presidente di Assalam di Onore Veneto e anche il presidente della Federazione Regionale Islamica del Veneto. Sono circa 45, mi sembra, moschee organizzate in questa federazione. E leggerò. Leggerò associazioni anche con moschee. Leggerò una lettera che ci ha mandato Amos Luzzato. Amos Luzzato è stato per molti anni il presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. È un veneziano, ha una sua bella età, mi ha detto io volentieri ci verrei, però da Venezia non mi muovo. E quindi ci ha scritto una lettera indirizzata per questa manifestazione. E infine daremo la parola all'amico Zidane, che ci farà il discorso forse più chiaro, più concreto rispetto a queste problematiche. Ci sarà anche il tempo per qualche breve intervento del pubblico. Io vorrei che il tempo non esaurisse le nostre risorse, visto che c'è anche molta gente in piedi, per cui chiedo a tutti di essere brevi e rapidi, d'accordo? E quindi do immediatamente la parola a un amico egiziano, Ahmed. Dove sei, Ahmed? Che ci proporrà qualcosa sulle vittime del terrorismo. Buonasera a tutti. Allora, come ha detto Roberto, praticamente siamo qua per far vedere praticamente come pensano i musulmani, la maggior parte dei musulmani, di tutto quello che è successo recentemente. E quindi io praticamente andrei a recitare un versetto del Corano che, va a praticamente una consuetudine che quando si inaugura un evento del genere si fa questo piccolo versetto del Corano e poi faremo un minuto di silenzio, osserveremo un minuto di silenzio per ricordare le vittime di, degli atti estremi che avvengono tutti i giorni in tutto il mondo, non solo quelli in Francia, ma in Siria, in Nigeria, in Egitto, in tutti i paesi in cui avvengono degli atti così estremi, noi praticamente osserveremo un minuto di silenzio per ricordare queste persone qua. Durante questo minuto di osservazione di silenzio, praticamente i musulmani nel pensiero reciteranno alcune preghiere per ricordare le persone cadute, le vittime del terrorismo, mentre le altre persone ovviamente come consuetudine qua in Italia fare un vero e proprio minuto di silenzio. Adesso comincio con la recitazione della parte del Corano. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
concetto che si apre quando si apre il Corano. Compassionevole, nome di Dio, compassionevole e misericordioso. Dio, con i suoi 99 nomi che abbiamo nell'Islam, ha scelto per l'apertura del Corano proprio questi due nomi, compassionevole, quindi compassione, e misericordia. E questa è la prima dimostrazione che l'Islam è assolutamente pace, assolutamente compassione, assolutamente misericordia. La lode appartiene ad Allah, il Re dei mondi. Chiediamo aiuto ad Allah di guidarci sulla retta via, la retta di coloro che Allah ha avvolto nella sua misericordia, non di coloro che sono caduti nell'ira di Dio e poi si dice Amin alla fine. Adesso chiedo a tutti i presenti di osservare un minuto di silenzio per ricordare di grazie tanto, adesso passo la parola a Roberto per continuare la conversazione.